Trading Floor per l'ultima seduta settimanale. Quest'oggi al centro dell'analisi tecnica di Trading Floor usciamo dal solito comparto bancario per focalizzarci sull'industriale. In particolar modo monitoreremo l'andamento tecnico di Prysmian e Leonardo, che ieri a mercato chiuso ha diffuso i risultati del terzo trimestre 2017. Primo sguardo di giornata all'indice FTSE MIB, che questa mattina ha aperto dopo che ieri ha completato il test dei supporti a 22.597 punti, avvicinandosi ancor più alla parte bassa del canale rialzista tracciato a partire dai minimi del 30 giugno scorso. In questo quadro l'indice italiano potrebbe finire la settimana all'interno del trading range fra i supporti appena citati e le resistenze a 22.860 punti. Per un'operatività e moderato rialzo in direzione di quest'ultimo livello, a cui l'indice potrebbe avvicinarsi nel corso della giornata odierna, può essere interessante monitorare un certificato long con leva 5, codice ISIN DE000HV4A2S9, con scadenza 19 ottobre 2018. Scopri il certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Passiamo al quadro tecnico di Prysmian, che dopo aver aggiornato lo scorso mese i massimi storici in area 30 euro ha avviato una veloce correzione tecnica che ora potrebbe condurre i corsi del titolo in prossimità dei supporti in area 27, 68, 27 e 70, dove peraltro è in transito la trendline rialzista di medio periodo che ha accompagnato il movimento rialzista del titolo da inizio anno. È descritta con i minimi del 9 novembre scorso e il 18 maggio del 2017. Interessante da monitorare un covered warrant call per sfruttare eventuali rimbalzi del titolo a partire dal supporto appena citato. Tale strumento ha codice identificativo IT00527-0357, strike price a 28 euro e scadenza il 15 marzo del 2018. Scopri cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Brusco risveglio questa mattina per titolo Leonardo, che in borsa ha aperto in gap ribassista perdendo quasi il 17% dopo aver diffuso ieri a mercati chiusi i risultati del terzo trimestre. Sul titolo ha pesato il taglio della guidance relativa all'intero anno 2017. Ed ora il titolo si avvicina ai minimi dell'anno dallo scorso novembre del 2016. Target ribassista collocato a ridosso del primo supporto utile, che potrebbe frenare al momento le spinte ribassiste, collocato a 10 euro. Per sfruttare un movimento in tal senso, un mini future short con barriera 16,6 euro al di sopra degli attuali massimi di periodo e codice identificativo DE000HV40517. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.